di che stiamo parlando? Ecco, questa non è una frase mia, ma siccome ultimamente ho incontrato Biglino, ci avevo parlato al telefono con Mauro, poi è venuto a incontrarmi, è stato simpatico Biglino. Gli ho detto anche la frase, un giorno ne saprai quanto me, e lui fa, beh, sto studiando, è Ha simpatico, proprio nel senso dello humor, no? Ce l'ha, nel senso che è un amico, no? Mauro Biglino, no, perché lui conosce la Bibbia, dice che Yahweh non è Dio, ma un Dio alieno, a me lo viene a dire. Tutte le divinità del pianeta Terra sono tutte aliene, considerate divinità perché avevano un potere superiore, no? Io mi dico, tipo, lo so, Elvis Presley, il re del rock, ma non è che lui era monarchico, l'hanno chiamato il re del rock perché è un modo di parlare, no? Quindi il dio della musica, no? La dea Greta Garbo, la divina, ma non era la Madonna Greta Garbo, ecco. Ma di che stiamo parlando? Mi è rimasto impresso perché volevo vedere una cosa di Biglino. Allora ho guardato su internet, su YouTube, mi è capitato Biglino ospite a una trasmissione. Biglino spiega che nessuna parola della Bibbia è traducibile con la parola Dio, nessuna parola, Yahweh non vuol dire Dio, insomma fa tutta la sua spiegazione Biglino, guardate Mauro Biglino, praticamente lo dice in tutte le salse, in tutti i video. A un certo punto la moderatrice, così, indica uno, un certo Amicone, mi pare si chiama Amicone, che dirige la rivista Tempi, e lui invece di controbattere dice tre volte, un po' scocciato, ma di che stiamo parlando, ma di che stiamo parlando, come di che stiamo parlando, Amicone, cioè Amicone è il cognome, no? Stiamo parlando del fatto che Biglino, che traduce alla lettera la Bibbia, dice che Yahweh o Elohim no, non si può tradurre con la parola Dio. Ma avevano fatto un accordo con una famiglia, la famiglia di Giacobbe, per cui gli ha detto, voi qui comando io, avevano già fatto l'accordo con Mosè, no? Non avrai altro Dio al di fuori di me, no? Poi c'è un episodio che secondo me va riconsiderato, la trasfigurazione, che Gesù a un certo punto va su una montagna. Arriva una nuvola, è sceso lì, è sceso un altro, pare che Gesù abbia cambiato corpo, tipo Guerre Stellari, Star Trek, questi poveri apostoli, che magari avevano la fede, però erano più in fede se guariva il cieco, lo zoppo, lo storpio, il lebbroso, che non che arriva la nuvola. E vengono fuori due che erano dati per morti da un sacco di tempo, no? I vari Elia, Mosè, ma questi, che poi questi erano ascesi, cioè, in poche parole, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando che la maggior parte dei testi chiamati sacri e antichi sono stati manipolati, no? Cioè Costantino militarizza la Chiesa che era divisa in 50, 100, insomma, varie piccole comunità con un guru, diciamo oggi, con un capo per varie comunità che giustamente interpretava il vero insegnamento di Gesù Cristo, siamo tutti uguali, siamo tutti figli di Dio, quindi dobbiamo giocare alla pari. Allora, Amicone, rivolto a questo qua, ma di cosa stiamo parlando? È che poi lì, nella verticalità creata da un generale serbo di nome Costantino, questa orizzontale, questa visione si è persa. Allora, Concilio di Nicea, lui chiama tutti i vari gruppi e ha detto: qua dobbiamo uscire con una versione unica. La versione unica è che Gesù Cristo è una brava persona, ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, quindi dava già quasi per scontato che uno ama se stesso, cosa che la maggior parte non riesce più a fare, perché se prendi un bambino a catechismo e gli dici tu sei un peccatore, se lui ama se stesso, ama un peccatore, cioè cosa fa? Come fa uno a cui gli dici tu sei nato col peccato originale? Poi Biglino mi ha detto che nei testi sacri non si chiama peccato originale, non c'è nessun peccato originale. Io stavo per dire peccato che non c'è, perché noi ci eravamo abituati. No, tra peccatori ci eravamo abituati, peccato. No, non c'è. Ma come fai a dire
che Adamo ed Eva hanno sbagliato, ricade, no? È come dire a uno: tu sei figlio di un ladro, vai in galera anche tu, no? Cioè, persino anche nei regimi più, poi, il figlio di un ladro non è ladro finché non ruba, il figlio di un assassino non è assassino finché non uccide, perché sennò sarebbe già il figlio. Ma noi siamo mica figli di noi siamo discendenti. Noi siamo discendenti di Adamo, Eva, poi è tutto da vedere, però ci hanno piazzato sta colpa, no? Che scende, scende. Quindi se prendi un bambino e gli dici: sei un peccatore, è colpa tua, mea culpa, massima colpa, quello come fa a amare se stesso? Là sembra che Gesù, quando ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, qui tutto l'insegnamento da Gesù Cristo in poi è: se tu ami te stesso, sei superbo, orgoglioso, montato, pallone gonfiato, chi ti crede essere? E poi ci sono gli ultimissimi. L'ego, hai l'ego. Con l'apostrofo. No, perché l'ego senza apostrofo è un gioco per bambini. Tanto che io ho fatto un po' lo spirito, ho detto sì, ho l'ego, da quando ero piccolo. Ci ho fatto i punti, cioè, poi, ecco, se uno ti dice che c'hai l'ego e tu fai lo spiritoso, gli va il sangue al cervello quello lì. Uno ha detto: ma perché tu parli sempre solo di te? Perché di quello sono certo, degli altri dovrei chiedere a loro. Quindi, ma di che cosa questo amicone interrompe il biglino, ma di che cosa stiamo parlando? Per fortuna che c'era vicino a lui Paolo Brosio, che è sbottato, fa: uè, almeno che la Juve ha fatto 2-2 pari col Bayern, non so, è una certezza, almeno quella, cioè, capito? Cioè, quindi Paolo Brosio, che passa, perché io Paolo Brosio lo capisco. Paolo Brosio ha lavorato molti anni con Fede, Emilio. Insomma, no, sembra. Ha lavorato molti anni con Fede e adesso è passato a Medjugorje, no? Cioè, sai, nome, nome, no? Cioè, ha lavorato con Fede, è passato a Medjugorje, ha scritto dei libri sulla Madonna di Medjugorje, ne ha venduti un sacco di copie, ha fatto anche programmi così, e c'era anche lui, e ha sbottato. Ha sbottato. Poi a un certo punto rifanno parlare Biglino, riparla questo amicone. Amicone è una comica, perché fa: beh, ma allora tutti quelli che sono morti per Dio, per Gesù, come per che sono morti a fare? A me lo viene a dire, scusi. Cioè, e quelli che sono morti per i Savoia nella prima guerra mondiale? E quelli che sono morti durante le guerre puniche? E quelli che sono morti contro Attila, che vuol dire? L'impero romano è Dio, no? Però gli imperatori erano considerati divinità. Allora, qui c'è qualcosa che non torna, no? Se Biglino, che faceva il traduttore per l'edizione di San Paolo, dice che Yahweh non si può tradurre Dio, Elohim, plurale di Eloah, non si può tradurre Dio. Prima ancora, il mio amico Sitchin, Zaccaria Sitchin, di cui feci uscire i primi due libri, dice: gli Anunnaki. Gli Anunnaki, no? Allora, molti dicono: ma scusa Giorgio, ma tu in cosa credi? In me stesso, scritto, no? Io amo la vita, io credo in me stesso. E Dio al momento non è che abbia perso i contatti, non so di cosa stai parlando. Quando qualcuno mi dice Dio, dico: senti, ma di che cosa stiamo parlando? No? Di uno che bisognerebbe rivolgersi al programma Chi l'ha visto? Cioè, no? C'è un programma, Chi l'ha visto? Vai là. Ah, gli dici, no? Ma perché ammettiamo che appare un essere e dice: t'ho creato io. E come fai a smentirlo? Ma anche come fai a confermarlo? Ma che cosa hai creato? Il corpo? L'anima? Lo spirito? Che poi l'anima è il movimento dello spirito che muove il corpo, cioè lo spirito anima un corpo. Cartone animato, cartoon, se non ricordo, e sarebbero i fogli in movimento come le pellicole in movimento, dall'idea del movimento, cioè proiettando a una certa velocità le pellicole, una volta girava per così, no? Dava l'idea del movimento.
facendo tanti disegni, uno leggermente diverso dall'altro, ripresi, dà un'idea del movimento. Questi sono i cartoni animati. L'animatore in un villaggio turistico non è né un prete né un guru, è uno che fa un po' di cose, cioè anima, no? Anima. Fiorello faceva l'animatore in un villaggio turistico. Quindi lo spirito è eterno, il corpo no, lo spirito anima il corpo. Oppure il corpo confonde lo spirito a livello sensoriale. Allora io dico, ma questo amicone che ha detto, ma allora tutti quelli che sono morti per Gesù? Poi ha confuso Gesù come al solito con Dio, perché dice, ma Gesù Cristo è esistito? Sì, ma chi ha detto che è Dio? L'hanno deciso dopo. Hanno detto Gesù è figlio di Dio, Gesù è Dio, basta. Però non potendo dire che Gesù è Dio, hanno dovuto creare una trinità dove Dio è sia Padre che Figlio che Spirito Santo. Poi io aggiungo, siccome col passare dei secoli tirava male, dalla Trinità siamo passati al quartetto. C'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo. Ladies and gentlemen, la Madonna, la Madonna, chiamata la Madre di Dio, neanche più la Madre di Gesù Cristo, la Madre di Dio. Cioè, attenzione, no? Dio è Padre, Figlio, Spirito Santo. Poi, per molti secoli della Madonna non si parla, poi la Madonna riappare e dice la Madre di Dio. La Madre di Dio. E poi dice, noi siamo una religione monoteista. Monos, uno. Ma come erano in tre, ma sono diventati quattro. No? Ci manca che facciamo il quintetto, mettiamoci pure San Giuseppe, poi c'è anche San Giuseppe. Ti immagini trovarsi falegname anziano con una ragazza minorenne che rimane incinta e dice chi è stato? Lo Spirito Santo. Secondo me meriterebbe di essere santo Santo solo per la pazienza che ha avuto quando gli hanno detto è stato lo Spirito Santo. Ma che fa, ti opponi? Giuseppe, Joseph, Pino, come lo vogliamo chiamare? No, cioè, oggi lo chiamerebbero Pino. Senti, Pino, devi capire che lo Spirito Santo soffia dove vuole. Certo che se eravamo io a Micone a questo giorno, ma di che cosa stiamo parlando? No? Eh? E poi a un certo punto questo amicone dice, oh, anche gli atei ammettono l'esistenza di Gesù Cristo. Sì, ma tra ammettere l'esistenza di Gesù Cristo e ammettere l'esistenza di Dio ce n'è, eh? L'esistenza di Gesù Cristo forse par che Tacito ha detto che durante il regno, l'impero di Tiberio, un palestinese è stato messo in croce, no? Che Gesù Cristo sia esistito è una cosa, che lui fosse Dio, creatore di tutte le galassie, è un'altra, e poi dire che tutte le galassie siano state create da una entità unica è un'altra cosa ancora, e poi dire che noi siamo stati creati. Io ho provato a fare questa domanda a dei religiosi, ma in questo istante, 4 e 10, Dio sta creando? Molti hanno guardato e hanno detto, Ho fatto anche la battuta, ma la domenica crea? Ho detto perché? È perché lì, se vai a leggere i testi, ha creato 6 giorni, il settimo si è riposato. Ma come? Se uno è onnipotente si riposa, cioè è che molti preferiscono giurare, come fanno i presidenti degli Stati Uniti, sulla Bibbia, ma chiusa.
senza averla letta. Prendono il libro, ci mettono la mano sopra, metti che questa è la Bibbia, giuro, e capirai, no? Gli altri giurano sulla Costituzione, ci sono quelli che dicono giuro sui miei figli, poi scopri che non li hanno. No, dopo scopri, ma tu non hai figli, beh, se li avessi avuti, no? Giuro sulla cosa che mi ha più caro, ma perché non devi giurare? Sì te stesso, no? Perché vivere di giuramento? No? Io quando ho fatto il militare, mi hanno fatto fare una cerimonia, chiamate il giuramento. Ma a chi? Alla patria. E chi è? Quando ho fatto il militare io, 1970, il militare, il servizio era obbligatorio. Ma di cosa stiamo parlando? E non lo so di cosa stiamo parlando che era obbligatorio. E non potevi sottrarti al fatto che bisognava servire la patria, questa entità astratta, composta da varie famiglie, però se tu eri orfano dovevi andare a fare il militare lo stesso, cioè anche se non c'avevi la famiglia, cioè questa entità, no? Quindi si creano delle entità astratte per dominare le realtà non astratte. Cioè attenzione, ideali astratti, idee astratte servono per dominare persone reali che vivono in corpi reali e non hanno capito né perché sono nati né perché moriranno e non hanno capito perché stanno vivendo. Quindi è chiaro che uno come Biglino, Mauro, ciao Mauro, è un amico. È chiaro come uno come Biglino. Ho scoperto di avere tre video da tre minuti, farò un video io e Mauro Biglino, cioè, perché mentre parlavo con lui uno ha fatto tre video in cui parlavo quasi sempre io, insomma. No, gli spiegavo, vedi, sai perché la Madonna è vergine? Perché è stata il concepimento di un Deva, lo dice già il Mahabharata, gli ho spiegato, lui è interessato, tant'è che gli ho fatto avere Mahabharata, Bhagavata, Purana e Veda, e quindi abbracciando questa ragazza con vergine, con un corpo energetico, ha messo in moto l'ovulo, irradiazione dell'ovulo, ed è partita la gravidanza. Quindi tu scendi dalle stelle, anche Gesù Cristo era metà alieno, metà umano, infatti se ne parla ancora di Gesù Cristo, cioè, ha lasciato il segno, no? Ha mai detto io sono figlio di Giuseppe, vabbè San Giuseppe no, a quell'ora non, quel momento non era santo, no? Non ha mai detto il mio padre abita in una falegnameria, non l'ha mai detto. No, cioè Gesù ha fatto come se San Giuseppe non esistesse, ha detto mio padre celestiale vive nel più alto dei cieli, che forse è il centro della galassia, Brahmaloka. Io non so se San Giuseppe così era presente quando il figlio diceva questa cosa. Gli avrei detto, figlio, cioè. Io a questo punto, metti che ci fosse questo amicone che dirige la rivista Tempi, io gli direi questa battuta barzelletta, la dico anche a voi, così, par condicio. Poi il nome amicone, anche a te, no? Gesù, poi a me, io attenzione, queste non sono barzellette che ho inventato io, a me me l'hanno detta, io l'ho presa e le ripasso, quindi se la barzelletta piace è merito mio, se non piace rivolgetevi, no, rivolgetevi a chi me l'ha detto. Mi hanno detto, questa in America, mi hanno detto, ho vissuto 9 anni negli Stati Uniti, qualche barzelletta me l'hanno detto. C'è Gesù che in estasi cammina per i prati
del paradiso, cielo azzurro, pappagallini, uccellini, canarini, tutti in libertà, perché in paradiso non ci sono gabbie, aggiungo io, nella barzelletta non l'hanno detto, però uccelli liberi in paradiso. Uccelli liberi, liberi tutti, fatto sta che a un certo punto vede un vecchio seduto sotto una pianta. E prova un'emozione Gesù, perché Gesù ha un cuore d'oro, no? C'ha il cuore, il sacro cuore di Gesù. Cioè, a un certo punto si siede lì, vede questo qua curvo, capelli bianchi, occhialini, cascato e curvo. Così. Allora si siede vicino, Gesù gli fa ciao, questo ciao. E vede che è molto vecchio. E gli dice, ma tu, Gesù gli dice, ma tu, sulla terra che facevi? E il vecchio fa falegname. Gesù, cioè, sente falegname. Falegname? Allora Gesù cosa fa? Figli? Uno! Figlio? Allora Gesù fa, parlami di tuo figlio, però vedeva che questo non vedeva bene, era proprio vecchio con gli occhialini cascati. Allora il vecchio falegname, se mette la mano fa, ho avuto un figlio solo e questo figlio ha vissuto tante storie, però ha sempre sopravvissuto. Questo figlio è passato alla storia ed è amato da tutti, da grandi, piccini, così. A un certo punto Gesù pensa che era Giuseppe, che non vedeva da tempo, lo abbraccia e gli fa papà, lui si gira, lo abbraccia e fa Pinocchio, era Geppetto. Amicone, nel caso che mi avessi, ma di che cosa stiamo parlando? Io sto sdrammatizzando qua. Sono venuti esseri da altri pianeti, migliaia di anni fa, qualcuno l'ha scambiato per Dio, divinità, qualcuno di loro si è fatto adorare, adorare vuol dire lavorare per, servire per. Ecco, io cos'altro gli devo dire a questo amicone che dirige una rivista? Sia amico di Paolo Brosio, ognuno ha gli amici che si merita. Paolo Brosio. Paolo Brosi in un'intervista ha detto: io sono passato dal sesso alla droga a Medjugorje. E se avesse detto sono passato da Medjugorje al sesso e alla droga, cioè non è che lo intervistavano, invece se tu passi dal sesso alla droga a Medjugorje, sì, io sono passato da Medjugorje a Lourdes, Fatima all'eroina, no? Io dico una cosa sola, no? No, il titolo è, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che se ognuno fosse onesto e sincero, non con gli altri, perché essere onesti e sinceri con gli altri può essere l'ultima pantomima, l'ultima farsa, l'ultima recita, l'ultimo bluff. Io consiglio a ognuno di noi di essere onesto e sincero con se stesso. Una cosa la sai, dilla, non la sai, stati zitto. Se ognuno parlasse solo per esperienza personale, tipo io mi ricordo le incarnazioni precedenti, non è un titolo di studio, non è un vanto, è una realtà. Ho incontrato altri che ricordano le vite precedenti, ho incontrato la maggior parte che non ricordano, ma ricordo a quelli che non ricordano, senti che bella questa, ricordo a quelli che non ricordano che tu potresti ricordare o avresti potuto ricordare. Se non ti confondevano la mente col catechismo, i cartoni animati, il falso mondo astrale di Disneyland e le favole, che poi la tragedia di ste favole, che finiscono e vissero felici e contenti. Ma come? C'è sempre sto principe, sta principessa del pisello che non sa capire. Cioè, dove molti hanno capito pisello anni dopo. Molti avevano capito solo principessa, sto pisello, la principessa è il pisello. Anni di studio hanno capito sto pisello. In questo sentivo un pisello a chilometri di distanza. Ha 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 ha
Queste favole che finiscono e vissero felici con te. È lì che bisogna spiegare come, dove, che facevano la sera. Che facevano il principe e la principessa, no? Come? Beh, allora finisco, visto, dice, ma di cosa stiamo parlando? Allora, in India racconto una storia di due, un uomo e una donna bellissimi, ricchissimi, che tanto che vivono in un palazzo, e tutte le notti, per usare un linguaggio che va di moda, così facevano l'amore, cioè facevano sesso, cioè avevano rapporti sessuali tutte le notti, poi di giorno c'era il laghetto, nuotavano, si lavavano, lei si asciugava i capelli al sole cantando, c'erano i pavoni, i cervi, c'erano gli scoiattoli, insomma, un paradiso, no? C'era un castello, un palazzo. Io adesso non so, perché chi mi ha raccontato la storia, io ho sentito, non gli ho chiesto, però lui muore, non gli ho chiesto perché è morto lui. Però, sai, se è come diceva all'inizio, che aveva rapporti sessuali tutte le notti, può darsi che... Perché in genere poi i maschi non reggono più di tanto, eh? E lui muore, poi essendo in India bruciano, perché sai, anche motivi igienici, bruciano il corpo. Lei è donna bellissima, giovane, non si lava più, non si pettina più, non mangia più, deperisce, pensando a lui, a lui, a lui, a lui. E pensa, chissà quanto gli manco a lui. Poi un giorno, sapeva perché in India nelle foreste vivono i guru, gli yogi, i maestri, si mette in cammino verso una foresta dove gli ha detto che c'era un maestro chiaroveggente, così va là da questo maestro e in modo affettuoso, no? Si avvicina e dice Guruji, Guruji, cioè in modo come bisogna fare in India, Guruji. E gli racconta la storia, lui in realtà già lo vedeva perché è chiaroveggente, però gli racconta la storia che ho appena raccontato. E lui per tranquillizzare dice, dammi qualche minuto, adesso lo localizzo sul piano astrale e ti dico. Si mette lì, così, lo yogi, dopo un po' sorride, lei vede che sorride e poi lui riapre gli occhi. Allora lei già che stava un po' nervosa perché era un mese che non si lavava, non mangiava, tutta spettinata, sconvolta, fa ma come? L'hai visto? Lui fa certo, l'ho localizzato, sì, sul piano astrale, ma perché sorridevi? Non hai visto quanto soffre, quanto lui soffre senza di me? E il guru dice ma in realtà non stava soffrendo, e che cosa stava facendo? Stava avendo rapporti sessuali con te. Con me? Sì, sì. Cioè, praticamente gli dice, cara ragazza, lui non ha accettato la morte, aveva dei poteri, ha creato sul piano astrale la stessa realtà. Cioè, aveva ricreato il castello, i canarini, gli uccellini, i pavoni, gli scoiattoli, il laghetto, lei, e lui è come in un sogno lungo, continuava. Ed è lì che ho avuto l'idea che forse è morto durante la povertà. Quella è un'idea mia che non c'entra niente, però sai. E lui ancora aveva rapporti sessuali con questa. E lei si illumina, diventa discepola, devota del guru e capisce che noi tra il mondo materiale e il mondo spirituale passiamo in quello astrale dove ogni desiderio, ogni allucinazione, ogni ipotesi può diventare reale. Chiudo rivolgendosi ad Amicone, il direttore di questa rivista. Ma di che cosa stiamo parlando? Amicone, stiamo parlando dell'infinito. Non so se ti arriverà questo video, forse qualcuno lo vede. E lui dirige la rivista Tempi. Tempi. In realtà i tempi sono eterni. Vogliamo salutarlo. Caro Amicone, ti auguriamo una felice eternità. Però mi sembra ingiusto non salutare Paolo Brosio. Allora, caro Paolo Brosio, ti auguriamo di andare in paradiso. Perché al momento non c'è, no? Pare che lui ha detto che è juventino. Va bene, Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.